Siamo privi di pensieri definitivi, di idee assolute. Abbiamo attraversato decenni portandoci addosso le tracce di un progresso che non c'era. E ora? Che cosa siamo ora? Bambini con i capelli bianchi, vecchi senza rughe. Smettiamola. Smettiamola coi comma, con i timbri, con gli sportelli chiusi, con chi amministra la burocrazia ripetendo «non dipende da me». Abbiamo fretta solo quando dobbiamo metterci in coda. Ci ricordiamo di avere un lavoro solo quando siamo bloccati nel traffico. Smettiamola con i pianti, con le risse da 20% di share. Smettiamola con le scorciatoie, con le referenze date da zii, da compari di cresima, da amichette di amministratori delegati e da cognati di onorevoli. Smettiamo di credere che precario e flessibile possano qualificare il lavoro, o che il lavoro precario e il lavoro flessibile possano nobilitare l'uomo. Smettiamola di sentirci patriottici una volta ogni 4 anni, o di sentirci patriottici solo a metà. Smettiamola di ripetere che la politica è sporca e che l'elettore, al contrario, è più immacolato della Vergine Maria. Chiediamoci piuttosto perché abbiamo i soldi in tasca solo a Natale e perché qualcun altro passa il resto dell'anno a collezionarli in valigette di vera pelle. E se proprio dobbiamo uccidere i nostri idoli, facciamolo quando sono ancora sul podio e non quando portano a casa la loro prima sconfitta. Passiamo le giornate a lamentarci, ma non lo facciamo abbastanza da non avere più ragione di lamentarci. Smettiamola di fare gli italiani e cominciamo una buona volta a vivere da italiani.